Il paradosso è questo: in un'oasi di protezione naturale, gli scarichi a mare delle acque reflue dei depuratori, ben quattro nel giro di pochi chilometri di costa. Siamo nella zona di Torre Calderina, tra Molfetta e Biceglie. Ecco cosa abbiamo trovato dopo una segnalazione della LAC, la Lega Anticaccia, che ha presentato l'ennesimo esposto alla magistratura. Oltre a quelli di Biceglie e Molfetta, appunto, scaricano qui gli impianti di Corato e quello di Ruvo Terlizzi, tuttora sotto sequestro per problemi di malfunzionamento. Potrebbero però, dice il delegato regionale Pasquale Salvemini, non essere i soli responsabili dell'inquinamento del mare. Succede un po' tutto quello che succede nei depuratori italiani. La maggior parte sono sottodimensionati rispetto alle esigenze della collettività, rispetto alle esigenze ovviamente dei comuni, e funzionano male. Gran parte di questi sono già sottoposti a sequestro e poi ovviamente ci sono anche gli scarichi abusivi che vanno ad integrare ulteriormente quello che è l'inquinamento a mare. Nei progetti l'area potrebbe addirittura diventare una riserva marina ideale per la sosta dell'avifauna. A vedere queste immagini però rimane più di qualche dubbio. È un progetto sulla carta, c'è già ed è vecchio, e non è quello di allontanare il problema come la regione o come i comuni vorrebbero fare, cioè portare a 2-3 miglia di distanza l'acqua sporca, ma il problema è quello di eventualmente affinare ulteriormente e dare l'acqua agli agricoltori che ne hanno bisogno.